siamo andati a Rimini a curiosare nella storica casa editrice Il Cerchio, che ha lanciato lo scrittore generale Roberto Vannacci. Ci attende l'editore Adolfo Morganti, che la dirige da 46 anni. Vaghiamo tra accumuli di libri e di pacchi già pronti per la spedizione nelle librerie. Troveremo l'insegna che Costantino ideò nella battaglia contro Massenzio. È ora uno stendardo alle spalle dell'editore. Siamo nella patria di Fellini, sì. Ecco, a Rimini, no? E com'è nata questa casa editrice? Bene, lo dico molto volentieri perché ormai sono passati 46 anni e ha accompagnato più generazioni. Eravamo nel 78 a Rimini e il 78 a Rimini era un 78 molto bollente. Ricordo solo che qui si tenne il congresso di scioglimento di Lotta Continua. E noi venivamo tutti, un gruppo di 5-6 ragazzi, dall'impegno militante nella destra, nel fronte della gioventù. A un certo punto ci rendemmo conto del fatto che sia noi che i nostri dirimpettai di Lotta Continua eravamo carne da cannone per un unico disegno. E facemmo due cose. Primo, dichiarammo finita la guerra civile a Rimini, ci incontrammo con i nostri dirimpettai e chiudemmo la stagione delle perdite reciproche di tempo e poi demmo vita a un circolo culturale che si chiamava Il Cerchio, perché era la forma che assumevamo per riunirci e poi perché la forma geometrica del cerchio richiede la presenza di un centro, che è quello che noi stavamo cercando. Poi l'abbiamo pure trovato. Quindi eravamo dai 19 ai 20 anni. Primo libro uscì 2 anni dopo, quindi ne avevamo 21 e di lì è cominciata la lunga storia. Ecco, la lunga storia, si parla ad esempio che voi insomma, avete fatto arrabbiare Montanelli. Sì, certo, ma anche altri. Pur venendo fuori da un'impostazione ideologica, la prima cosa che abbiamo fatto è di liberarcene. Perché ci siamo resi subito conto che, come dice un autore a me molto ben caro, Gioffa, destra e sinistra spesso stanno dalla stessa parte. E noi non volevamo stare da quella parte. Per cui abbiamo cominciato a fare una cosa, grazie a alcune conoscenze importanti, tra cui quella di Franco Cardini, che non è solo il massimo medievista vivente oggi in Europa, ma è un amico che noi seguiamo da 40 anni, capimmo che la comprensione della storia era fondamentale per capire il presente. Chi domina il passato domina il presente, chi domina il presente costruisce il futuro, vecchia battuta. Quindi facemmo esattamente questo, cominciamo a decostruire la narrativa dominante per quanto riguardava la nostra storia. Nel farlo ci creiamo degli strumenti. Dentro il meeting di Rimini, che è una delle più grandi iniziative culturali d'Italia, si fa qui tutti gli anni, come ben sai, noi cominciamo a fare una serie di mostre. La prima fu apparentemente molto soft, parlava della triste storia della Scozia, della sua invasione, distruzione dei clan, le cosiddette clearance, cioè le distruzioni dei clan cattolici e la colonizzazione della corona protestante, e fino a lì tutto bene. La seconda, l'anno dopo, fu sul Messico, sulla Cristiada, quindi sulla grande guerra delle élite messicane e del colonialismo americano contro i cattolici messicani e i terrificanti massacri che ne seguirono. Molti anni dopo, un buon gruppo di attori americani d'origine messicana si sono autotassati per fare quel magnifico film che si chiama Cristiada, che qualcuno magari ha pure visto, da Eva Longoria a tanti altri. Il terzo, che ci porta alla nostra fama, fu una mostra sulla reinterpretazione delle fasi di costruzione dell'Unità d'Italia, quindi essenzialmente il Risorgimento italiano, certo. Ma in tutte le sue forme. Il Risorgimento inizia con i moti del 21, finisce con la conquista di Roma del 70. E lo facemmo in maniera molto fondata, con l'aiuto di una serie di storici,
il migliore dei quali era anche un fine giurista, Francesco Mario Agnoli, ex CSM, eccetera, il quale aveva quindi un taglio molto concreto sul giudizio sulle fonti storiche, cioè non si inventa, si trova. Lì venne fuori questa mostra, Un tempo da riscrivere il Risorgimento italiano, che ebbe un successo strepitoso, finimmo nel telegiornale delle 20:30 con una serie di battute, perché davamo dei giudizi molto chiari, ma basati anche su delle evidenze, che non c'è stata regione d'Italia che non si sia opposta con le armi in mano alla conquista piemontese. Punto! E questo è dimostrabile a cominciare proprio dalle Alpi piemontesi fino ad arrivare al Tacco d'Italia. Quindi questo fece incazzare qualcuno, evidentemente, che era molto molto legato a un'immagine aulica e completamente falsa della storia d'Italia, che poi era servita a costruire quella mistica che era stata prima fascista e poi antifascista, completamente identica, di cui abbiamo visto recentemente un pessimo esempio in quella fiction su Mameli, che è infarcita di cazzate, però evidentemente deve andare bene così. Vabbè, poi Blasetti aveva fatto il film 1860, ad esempio, certo, un po' prima però. Un po', ma la linea logica è quella, no? Allora, quello che noi facemmo fu uscire. Questo ovviamente fece arrabbiare molta gente, non solo ovviamente Montanelli, mi ricordo anche un fondo di Spadolini. Spadolini era una persona di altro livello, sia culturale che personale, quindi vomitava meno bile, ma ovviamente per lui fu una sorta di aver toccato i padri nobili. E parimenti ci divertimmo molto, perché ci fu anche la sinistra che ci attaccò, la Repubblica, cose del genere, dimostrando una volta di più che ci sono tanti strumenti, tanti momenti in cui destra e sinistra stanno tristemente dalla stessa parte. Beh, però erano i tempi anche di Don Giussani, si potevano fare certe polemiche. Si potevano fare certe cose. Oggi? Oggi non si può più fare nulla. L'ultima cosa che abbiamo fatto al meeting fu una manifestazione su San Colombano d'Irlanda, perché fa parte della nostra storia approfondire non solo la critica, ma anche ciò che ha costruito l'Europa. Con l'associazione Identità Europea, l'Europa, come diceva Goethe, è nata in pellegrinaggio, e quindi la figura di San Colombano è una di quelle che l'Europa l'ha costruita sul serio, anzi quello che ha cominciato a usare il termine Europa nella sua corrispondenza con i papi dell'epoca. Bobbio, ha fatto 60 fondazioni monastiche in tutta Europa. Si è incrociato col movimento benedettino, si è fuso nel movimento benedettino, quindi una figura assolutamente fondamentale. Nel 2007 facemmo questa importante mostra al meeting, dove venne anche il primate cattolico d'Irlanda. Questa fu l'ultima volta che riuscimmo a realizzare qualcosa. Le priorità dentro il movimento cambiarono, il peso di una politica molto molto immediata aumentò. Ne fecero le spese non solo le nostre cose, ma dopo qualche anno anche i poveri domenicani di Bologna, che non trovarono più spazio lì dentro perché le loro posizioni sull'aborto erano ritenute divisive, quindi da censurare. Ne siamo usciti senza rimpianti. Allora, semplicemente, la narrativa occidentale, che è quella che appunto si basa su questo racconto mitologico secondo cui l'illuminismo e il liberalismo ha portato la civiltà in una sorta di fogna di barbarie precedente, sempre di più ha avuto partita vinta, almeno in apparenza. Abbiamo vissuto le stagioni della fine della storia e noi abbiamo scommesso con tanti amici autorevoli, non solo Cardini ma tanti altri, sul fatto che viceversa questo che era la fine della storia era stata l'ennesima balla e la storia non si sarebbe fermata. Quello che è accaduto è che questo modello occidentale, nel momento in cui si è imposto a quasi tutto il mondo, ha scatenato una serie di reazioni immunitarie e a volte anche militari crescenti, di cui oggi stiamo facendo un tristissimo elenco. Noi affibbiamo le responsabilità della guerra all'Ucraina chiaramente con determinazione alla politica estera degli Stati Uniti d'America, disponibile a dimostrarli in ogni sede, il che ci esime dall'essere invitati, perché quando vinci troppo facilmente ti lasciano a casa. A noi interessa quindi profondamente tutti i filoni critici nei confronti di questa visione del mondo, che sostanzialmente lascia a qualche potente il diritto di comandare e alle plebi sempre più impoverite il diritto di sposarsi anche con una capra e una serie di libertà cosmetiche che poi in realtà sono pure semplici invenzioni strumentali.
Quindi ci interessa tutto quello che si è mosso in questa direzione. E in questa direzione, dopo il Covid, si è mosso tutto. Si è mosso una frangia della destra, una frangia della sinistra, importante, una frangia di gente che non era né di destra né sinistra, ma si è anche organizzata contro le leggi liberticide dell'epoca del Covid. E noi diamo, abbiamo dato voce, abbiamo stampato, abbiamo sviluppato convegni, critica, con tutte queste voci, nell'idea che queste voci così diverse nella provenienza coglievano ognuno per un pezzo un bersaglio giusto, che era il fatto che questo modello di sviluppo tardo liberista era arrivato alla sua consunzione finale. Ma perché Vannacci? È un simbolo oppure è un momento esploso improvvisamente? Vannacci io l'ho conosciuto abbastanza bene avendoci fatto 5-6 presentazioni assieme. È una persona che ritengo di assoluta sincerità quando mi dice che aveva messo il volume lì ad Amazon, che gli ha fatto una prima edizione editorialmente ripugnante, poco corretta, cose del genere, perché era convinto di venderne 200 copie agli amici. Vannacci, prima di tutto ciò, al di là della sua carriera militare, era noto tuttavia per un fatto. Io sono andato a cercarmi sto fatto. Quando era comandante del distaccamento delle truppe italiane in Iraq, aveva firmato la famosa lettera di protesta nei confronti del governo italiano dell'epoca, il cui ministro della difesa e il nostro beneamato presidente della Repubblica Mattarella, contro quella cosa indegna che fu l'invio dei proiettili all'uranio impoverito alle nostre artiglierie in Iraq, senza dire niente a nessuno. Per cui i nostri soldati sparavano questi proiettili, inalavano questi vapori e a un certo punto ha cominciato a morire di tumore, come è accaduto prima durante le guerre in ex Jugoslavia. Esatto. Quindi, ma stavolta per riuscire a pagare le forniture e quindi ragionevolmente avere un utile, non so di che natura, politico o di che altra natura, dai fornitori di questi proiettili di artiglieria all'uranio impoverito, che non facciamo fatica a capire che non venivano venduti da Putin. No, ecco, no, non venivano venduti da Putin. Per riuscire a tenere in piedi tutto questo, all'epoca i nostri non sapevano che era l'uranio impoverito. Si sono trovati dopo. E allora Vannacci firma un rapporto durissimo di numerose decine di pagine indirizzato al governo, eccetera, su questa questione. Questa è l'unica cosa che illumina a livello politico la storia di Roberto Vannacci prima di questo libro. Ma come letterato, come lo considera? Un giovannino Guareschi dei nostri tempi. Guareschi diceva, bastano 300 parole per descrivere il mondo. Ce l'ha fatto perfettamente. Con la differenza che Vannacci ha continuato a fare il militare e Guareschi a un certo punto ha smesso. Anche Giuseppe Bertoli, in un certo senso, quando scrisse quel pamphlet, sì. Modesta protesta per prevenire. C'è forse una sfuma di più, che Vannacci è molto orgoglioso del suo appartenere alla professione militare, al mestiere delle armi, e una delle battute più significative che mi ha fatto a Roma quando abbiamo fatto la prima presentazione del libro, che era nella grande libreria dentro la stazione Termini, era: questo libro sono altro ha dimostrato che i militari, oltre a saper morire per l'Italia, sono anche in grado di pensare. Ed è una battuta che dice moltissime cose, soprattutto alla luce della questione uranio impoverito precedente. Vannacci è passato la Mondadori, è vero che... Sì. In realtà, racconto un po' di storie editoriali questo libro. Vannacci l'ho conosciuto tramite un amico comune, che è uno dei pochi analisti militari indipendenti d'Italia, Gianandrea Gaiani, che ha questo portale analisidifesa.it. È indipendente nel senso che, essendo pagato trasparentemente da alcune industrie di armi italiane che vogliono sapere le questioni come stanno, lui le dice come stanno. È stato corrispondente di guerra, eccetera, abbia stampato un po' di cose con lui, molto lavoro comune, ha presentato una serie di autori, cioè fa parte di quell'approfondimento della geopolitica critica a cui noi teniamo molto e che dopo ti lascerò un numero della rivista che abbiamo fatto, che ormai sono 6 anni che la facciamo, va avanti piuttosto bene. Lui mi disse, era Ferragosto, quindi eravamo in agosto, che questo suo amico generale, che aveva conosciuto quando era appunto reporter di guerra in Somalia, aveva fatto sto pamphlet che su Amazon andava da matti. Quindi mi telefona a Ferragosto e dice: c'è questa cosa interessante. Siccome è strano, prima di tutto che un libro venda in Italia, secondo che vi sia un interesse per un libro che parla di questioni di fondo anziché di banalità,
Poi che questo avvenga non perché la macchina di una casa editrice grande inventa un successo, ci sono dei trucchi commerciali banalissimi per poter dire che un libro vende un milione di copie, quindi noi del mestiere lo conosciamo fin troppo bene, ci crediamo mai. Lì Amazon, che non ha nessun interesse a vendere questo prodotto piuttosto che una marca di scarpe, anzi vende più le scarpe che i libri, in effetti testimoniava che c'era un sacco di interesse. Il tema del mondo al contrario era un modo di leggere in maniera molto semplice il tema questo mondo al contrario, perché c'è una visione del mondo completamente staccata dalla realtà che lo sta adulterando, cioè la rappresentazione del mondo liberista, eccetera eccetera. Allora l'ho letto, ho superato l'orrore della copertina e della composizione interna, della collezione bozze non fatto, e mi è sembrato che dal punto di vista di ciò che è il generale Vannacci, c'è cioè un professionista delle armi, uno che ha dimostrato un coraggio civile non da poco, perché scontrarsi per un militare col governo sistematicamente dagli anni 90 in poi non è usuale, i nostri militari sono attentissimi a prendere il sedere giusto, a trattarlo nel modo giusto per fare carriera. Ecco, meritasse una certa attenzione. Dopodiché abbiamo fatto un'operazione di editing, perché quel testo è un altro testo, una volta che è stato limato, prefatto da Francesco Borgonovo della Verità, che è un caro amico e l'ha fatto volentieri e subito, allora, e soprattutto corredato da una serie di approfondimenti, di interviste che chiarivano subito le cose. Quindi il libro è uscito con l'idea di un libro di libreria, quindi che rimanesse nel tempo. Per noi non era un libro interessante sicuramente, ma non più interessante di altri. Il fatto che abbia avuto un grosso successo ci fa piacere, soprattutto perché testimonia come il grande consenso di questa ideologia, chiamiamola woke all'americana o neoliberista alla matriciana dei noantri, è estremamente fragile. E quindi basta poco, basta un libro di un generale arrabbiato per far sì che tutti stridano. Ecco, ma secondo lei sì. Vannacci andrà al Salone del Libro? Ho visto gente peggiore andare al Salone del Libro, vogliamo elencare un po' di politici. E lei ci andrà come casa editrice? No, mai. Non ci vado perché quei grandi saloni lì sono delle trappole. Per il piccolo editore sono delle trappole per polli, perché sono costruiti sulle esigenze e sulla misura dei grandi editori. Il che significa che tutto è costruito perché la tua presenza sia periferica, incidentale, e non devi disturbare i manovratori. Quindi nella disponibilità degli spazi, nella scelta dei luoghi, nella disponibilità degli spazi per le presentazioni, tu entri in una macchina in cui sei tollerato, se li porti i tuoi soldi e ti pigli il tuo. Cioè, lei ricorderà forse i 2 anni in cui è stato fatto un salone del libro alternativo a Milano. Io non li ho fatti tutte e due, dopo la seconda, ho detto non sarei mai più andato, perché ci avevano infilato in cima a una terrazza in fondo tra Radio Radicale e i Cessi. Allora lì per vedere qualcuno che doveva passare in mezzo forzatamente, prima a Mondazzoli come diciamo noi, poi a tutti i gruppi indipendenti più grossi, e alla fine se faceva la maratona di New York arrivava anche a vedere i piccoli editori, dei nostri soldi non avevano diritto di usare, i nostri soldi ci facciamo altro. E abbiamo semmai altri saloni, altre fiere tematiche di storia, ad esempio, che frequentiamo molto di più, con molto migliore anche interesse del pubblico. Noi, a dire la verità, siamo abbastanza noti per essere persone estremamente libere, come appunto Franco Gardini, certo. Io sono e a tutti gli altri sono, per cui in verità noi abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con ogni tipo di amministrazione, purché anche pubblica, purché avesse un po' il gusto di tenere la libertà della discussione culturale, ma anche geopolitica. Avviene sia a destra che a sinistra, in margini sempre più esigui, però avviene. Ecco, ma cosa vuol dire identità europea? Beh, che è questo allora, gonfalone che è alle spalle della società? Questa è un'associazione che nel 1996 fonda Franco Cardini. Perché lo fa? Perché all'epoca l'Europa sembrava un cavallo che potesse correre. E aveva un grosso problema, non aveva un fondamento su cui edificarsi, quindi un fondamento storico, identitario, capire chi siamo e dove andiamo. Tutto questo fu alla base del famoso tentativo di dar vita a una Costituzione europea, no? Dove ci fosse anche indicato questo DNA storico che stava in origine di questo tentativo di mettere assieme le diversità.
Noi partecipammo, io e Cardini fummo anche chiamati a lavorare col ministero competente all'epoca, proprio per lavorare sul famoso preambolo della Costituzione europea, che era quello appunto di tipo identitario. Poi la cosa non andò da nessuna parte perché tutta una serie di forze politiche e ideologiche, ma non di sinistra, essenzialmente di centro, legate a una forte influenza che la massoneria ha, soprattutto nei paesi anglosassoni e in Francia, per dei motivi per loro comprensibili ma oggettivamente assurdi, non voleva sentir parlare del fatto che in Europa ci sia stata una stagione di cristianesimo. E in effetti, facendo una capriola stellare, riuscivano a passare direttamente dalla Grecia antica alla rivoluzione francese. La proposta del governo italiano fu molto diversa, cioè la stendemmo noi, fu del tutto dimenticata. Il presidente della Convenzione europea, che a Valéry Giscard d'Estaing, la tenne in un cassetto chiuso e non la tirò fuori mai. E noi poi la stampammo tempo dopo dentro un volumetto dove raccontammo questa occasione persa. L'occasione fu talmente persa che ciò che ne uscì fu affondato il primo referendum e non se ne è parlato più. Quindi l'Unione Europea da quel momento in poi è diventata una sorta di comitato d'affari che fa gli interessi dei grandi stati che riescono, e delle multinazionali che riescono a manipolarne in maniera più professionale il corpo elettorale. E noi abbiamo continuato a fare questo tipo di attività critica. Ci dice Franco Cardini che tutta l'identità europea è quel simbolo lì, che è il simbolo costantiniano del Chirò, che vede Costantino nella famosa sogno e battaglia per il Ponte Milvio, perché le radici dell'Europa sono comunque quelle, romane, greco, romane e cristiane. Pretendere di rimuovere tutto questo, come fa la cultura woke, è da un lato un delirio paranoide che diventa delirio di onnipotenza, soprattutto pretende diventare una realtà che c'è e storicamente esiste, e ha sempre dimostrato di sapersi tutelare da tutti gli sforzi ideologici di distruggerla. Senta, l'ultima domanda, sì, così un po' imbarazzante, ma quanto ha venduto Vannacci? Allora, ma questo bisogna chiederlo a lui per quanto riguarda Amazon, che comunque ha fatto i numeri più grossi. E ha anche portato, e questo sono molto contento, anche un frutto economico maggiore. Perché noi a Vannacci non abbiamo dato una lira. Abbiamo spiegato chi eravamo, perché ci siamo sentiti al telefono, io facevo le cure per le mie ossa sgangherate ad Abano Terme, lui era in Sardegna con la famiglia. Ci siamo parlati mezz'ora e ci siamo piaciuti, perché sì sì no no, come dice il Vangelo di Matteo, no? E a me interessava il suo punto di vista nudo e crudo, ed era bello tosto, bello tagliente, e lui ha capito, noi eravamo quello che eravamo. Ha fatto le sue ricerche, chiaramente, e dopodiché, per far stampare il libro a noi, ha rinunciato a una mega offerta economica che è venuta dalla casa editrice, che è dello stesso padrone dei grandi quotidiani milanesi che poi l'hanno attaccato in tutte le maniere. E io ho ancora il testo di un meraviglioso SMS che viene da queste persone, che mi è steso in generale, dove c'è scritto: guardi, quello che le hanno offerto non gli diamo il doppio. Siccome 0 per 2 continua a fare 0, la cosa non l'ha smosso. Quindi per capire anche la stupefacente ipocrisia di questa gente, no? Ma comunque, quanto avrà venduto? Grosso modo Amazon, ad esempio, allora, perché tutti parlano di un boom, però in realtà... L'ultima cifra che io conosco, sì, nel senso, è attorno ai 180.000 copie, pagate, che sono tantissime. Sono tantissime. Ecco, da parte nostra noi ci aggiriamo, ne abbiamo stampate a spizzichi e bocconi 50.000, speriamo di venderle, siamo ai 2/3 di questa cifra, di questa quantità. Però voi avete una distribuzione... che è Messaggerie Libre, che è la migliore d'Italia, sì. Qui però il mercato della libreria, ovviamente è un mercato che ha i suoi tempi, è lento, poi soprattutto all'inizio ha scontato un po' di discussioni, no? Perché lui non lo vendo, cose del genere, e mentre andando avanti con un po' di trucchetti stupidi del tipo non compro io con questa sigla ma lo faccio comprare con l'altra sigla che è di mia proprietà, il libraccio. No? Quindi continuo a dire che io non comprerò mai il libro di Vannacci, però siccome vende lo compro con un altro cappello in testa. Tutte queste stupidaggine, banalità, ipocrisie tipiche del mondo liberale, fondamentali del liberalismo, noi le abbiamo viste tutti in azione. Altro motivo per cui questo libro di Vannacci è stato utile. Ha dichiarato fino a che punto il re è nudo. Vedi due soldi e sei in grado di dire,
mai e poi mai, questo è un barbaro invasore, e nello stesso tempo gli strisci dietro per vendere qualche centinaio di copie. Ecco, comunque questo libro ha aperto comunque un nuovo, diciamo, un nuovo spazio, un nuovo filone, ma è tutto sì e no. Sul saggio. Allora sì e no, perché in verità non è mica stato l'unico, perché lui è stato l'ultimo. Perché francamente di saggi che dicessero questo, in maniera se vogliamo anche un po' più colta, più elitaria, quindi solo noi ne abbiamo fatti 5 o 6. Ma prima. Forse perché lui è un personaggio, cioè un militare, uno della Folgore. Beh, insomma. Diciamo che lo è diventato. No? Ad esempio, uno degli autori che noi stiamo seguendo di più, proprio per la critica di questo modello di civiltà e di cultura, è il migliore cervello di Rizzo, che si chiama Andrea Zoc. Andrea? Zoc. Cognome ungherese, però lui adesso abita in Friuli, insegna all'Università Statale di Milano ed è uno dei migliori giovani filosofi d'Italia, il quale ha preso una serie di posizioni durissime contro il gender, la cancel culture, il femminismo radicale, tutte queste robe. Invece di Fusaro. Sì, Fusaro in confronto è una caramella. E soprattutto è quello che è, cioè uno che viene da questa esperienza di un marxismo critico che anziché farsi assorbire, come ha visto bene Del Noce, dal liberismo diventando radicalismo di massa, hanno scelto di fare una strada diversa e continuare un'attenzione critica nei confronti di quello che c'è. Noi qui abbiamo solo di Zoc, abbiamo fatto questi due volumi qui. E questo, il primo è questo qui, dove lui dice una cosa fondamentale, che le distinzioni tra destra e sinistra sono veramente cosmetiche, perché tutti pensano la stessa cosa, per cui ciò che va oltre questa falsa endiade è la definizione e la difesa di ciò che la natura umana è. E questo non dipende dal fatto che uno sia credente o non credente, di sinistra o di destra, dipende solo dal fatto di voler testimoniare questa natura umana esiste, ad esempio il tema della famiglia, eccetera. E questo, l'ultimo che abbiamo fatto, è una critica della cultura woke, quella che arriva dagli Stati Uniti. È una critica feroce della cultura woke, cioè Vannacci non è così feroce come Zoc, che usa strumenti dialettici, forse più alla fine. È un termine nuovo. No, è un termine filosofico, significa dell'assenza di qualsiasi principio, è il caos. Viene detto, fai quello che vuoi, tu sei Dio. È una vecchia questione questa, cioè non è uno slogan recente. Beh, in effetti sì, mi rendo conto che è proprio così. Poi in realtà tu non sei Dio, non fai quello che vuoi, fai quello che vogliono gli altri e ti trovi sempre più isolato, dipendente, incapace di relazioni umane, appiccicato a un computer. Questo è un testo a cui teniamo particolarmente, L'uomo residuo di Valerio Savioli, perché viene da un giovane manager che conosce lo scenario culturale americano come le sue tasche e ha quindi dettagliato in maniera chiarissima tutta l'origine di quella cultura woke della distruzione della memoria che purtroppo sta tralignando anche tra di noi. È una persona che viene da un'esperienza giovanile nella destra, poi dopo ovviamente ha fatto altre storie per capire come da destra a sinistra oggi si comincia a capire quali sono i veri problemi.